Cari amici appassionati di motorsport, benvenuti a questa nuova puntata di Motor News dedicata al mondo della Formula 1. Una Formula 1 che ormai è nel pieno del fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita in quel di Jeddah, ma che lascia ancora alcune riflessioni per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain, ovviamente per quello che ha raccontato la pista. Prima di cominciare, chiamo subito in causa il mio compagno di team Luca Preti. Sono qua. Ciao a tutti. Ciao Luca. Scusate lo sfondo, ma oggi eravamo fuori per lavoro e sono ancora nel post riunione, però in un bel posto perché siamo a Riccione, in spiaggia, Dai, quindi mi vedete dietro di me. mostraci un po' di mare, che in maggior parte dell'Italia c'è un tempaccio bruttissimo, soprattutto nelle mie zone, grandine, temporali e tanta pioggia. Vedere un po' di cielo sereno, un po' di sole, un po' di mare fa sempre bene. Allora, Luca, io Benissimo. direi di Dimmi. entrare subito nel cuore della nostra chiacchierata, perché siamo usciti da un Gran Premio del Bahrain che di fatto in pista non ha regalato tantissimo, se non qualche piccola osservazione che adesso ti condividerò con te, e ci addentriamo già in un fine settimana, in un altro fine settimana di Gran Premio. Lo ricordiamo, sarà sempre tutto anticipato di un giorno, sempre per il rispetto dei dogmi religiosi, per il rispetto del Ramadan. E siamo pronti a vedere forse qualcosa di diverso, perché comunque la pista è diversa e per qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione di agguantare qualcosa che in Bahrain è mancato. Mi sto ovviamente riferendo alla Ferrari, Luca, perché è riuscita ad ottenere un terzo posto con un Carlos Sainz decisamente bravo nel gestire tutta la gara e un miracolo di quarto posto con Charles Leclerc, che nonostante i suoi problemi al sistema frenante è riuscito ad agguantare una quarta posizione importantissima. Io penso che poteva essere tranquillamente un secondo posto, però un secondo e un terzo posto potevano essere fattibili per la Ferrari. Guarda, io voglio pensare che potesse essere anche qualcosa di più e secondo me Leclerc ci aveva pensato. La macchina fino alle qualifiche, secondo me, poteva farlo, perché quello che non è stato fatto neanche a questo Gran Premio, ed è stata la mia delusione più totale vederlo dopo quattro giri, che qualcuno aveva un ritmo di un secondo più veloce degli altri, perché signore non è la prestazione assoluta, ma è il ritmo che tu riesci a tenere. Mi ha veramente demoralizzato totalmente. Anzi, durante la nostra diretta c'è stato anche il nostro direttore che ha fatto delle affermazioni un po' forti, dicendo che se è questo lo spettacolo che ci aspetta per 24 gare, abbiamo già finito tutto. C'è qualcosa di strano in questa Formula 1. Io non voglio pensarci in questo momento, forse sarà argomento di altre puntate, non lo so. Ma per tornare alla gara, secondo me, se comunque si è capito che il dispiacere di Leclerc non è per un podio mancato, ma per un'occasione mancata di fare qualcosa di diverso. Perché quello che si diceva il venerdì, cioè speriamo di riuscire a dargli fastidio, cioè di metterli in difficoltà, cioè di guadagnarsela, non è potuto succedere per colpa di quel freno. Io a metà gara dicevo, ma porca miseria, non si rompe mai nessuna gara, nessuna macchina. In effetti è un pezzo che non vediamo rompersi una macchina, però l'unica che ha avuto problemi tecnici siamo stati noi della Ferrari, noi la Ferrari in Sì. E anche la generale, ma Mercedes ha solo su avuto un qualche freno. problemino, eh? Poi Sì, inseriamo. un problemino che hanno già avuto anche in passato, però risolto, cioè che non ha bloccato completamente la macchina, ne ha ridotto leggermente le prestazioni, tanto che comunque sono arrivati lì, non è che non c'erano. Hamilton ha sbagliato assetto. Non si capisce perché, cioè secondo me non doveva far bella figura la prima gara in cui era già un ferrarista, giusto? E la dico come battuta, non credo che Toto Wolff fosse arrivato tanto, C'è da dire che in ma alcune dichiarazioni sembrava che sotto la tuta della Mercedes avesse già la maglietta della Ferrari, eh? C'è da dire questo, assolutamente sì, fin dai test. come il rosso di Sainz si è sbiadito, è stato lui che è stato capace di fare qualcosa di diverso, secondo me, perché secondo me la macchina di Sainz non aveva le prestazioni di Leclerc, però con la sua capacità di regolarità, eccetera, si è guadagnato un terzo posto strameritato, come secondo me Leclerc ha dimostrato di avere veramente quel talento che pochi hanno, guidando una macchina inguidabile. Poi non so se ad un certo punto
hanno risolto i problemi o se era solo il suo piedino. Nella diretta di Sky, Bobby l'ha fatto presente diverse volte. Signori, ricordatevi che questo a quella curva frena con più di 70-80 kg di pressione sul pedale. Riuscire a dosare con quelle pressioni vuol dire avere veramente tanto Tanto talento. talento. Quindi Vorrei anche che mi questo dispiace pilota. vedere dei voti bassi, perché sì, la gara la devi valutare nel suo complesso, ma non per colpa sua. A livello Vabbè, di gli ha dato un capacità voto di guida, basso, io gli darei un 12, non un ha 10. dato un voto basso a Leclerc. Secondo me, non vorrei essere troppo cattiva, ma forse deve un po' masticare un pochino di più quello che è la Formula 1, perché non merita un voto Sì, basso Charles Leclerc. Detto assolutamente, lì questo, dal mi punto di vista. auguro che oltre al talento gli arrivi anche un po' di buona sorte, che purtroppo nel corso della sua avventura in rosso sta un po' mancando. Ma secondo te, visto anche la prestazione della Mercedes, tenendo comunque conto che secondo me comunque Max sarà sempre sfuggente, sarà molto difficile prenderlo. Di fatto il distacco che ha lasciato su Sainz è di più di 25 secondi. Forse era più prendibile un Sergio Perez e si può secondo me approfittare di un messicano che è totalmente in difficoltà perché non ha feeling con la macchina. Però secondo te tra Mercedes e Ferrari in questo momento chi è un pochino più avanti tra le due squadre? Ferrari, ma non di tanto, perché è proprio una questione di adattamento alla pista. Io ho visto tre macchine molto solide, quattro. Ci aggiungiamo anche Alonso con l'Aston Martin, ma non solo, anche Stroll non ha fatto un brutto weekend, perché secondo me questa gara va valutata nel weekend, non nella singola prestazione della gara. E io ho visto quattro squadre lì. Qualcosina in più ce l'ha la Ferrari per la sostanza che ha messo insieme in un progetto che si è sviluppato in 3 anni. Gli altri hanno progetti un po' più nuovi, un po' più freschi, quindi possono essere un po' più altalenanti. Quattro squadre molto forti, e il brutto è stato vederli così distanti. Non farti ingannare dalla prestazione di Perez. Perez è lo scudiero che ha fatto il suo mestiere. Quella macchina poteva dare di più e lo ha dimostrato, perché quando c'era bisogno abbassava il tempo subito. Ma ha girato perfettamente nei ritmi richiesti dalla gara, dalla squadra, scusa. Quindi ottima strategia della Red Bull nell'organizzare una gara con la lepre che scappa e lo scudiero che protegge. E nel caso fossero stati forti come si aspettavano anche loro, perché probabilmente si aspettavano qualcosa di più da tutte queste tre squadre, poteva fargli, tra virgolette, perdere tempo, perché Perez è forte, ma non è irresistibile in difesa. Contro un Alonso, un Leclerc, un Sainz o un Hamilton, diciamo così, perché Russell ancora non lo vedo così aggressivo, rischiava un duello alla pari di perderlo, però gli avrebbe fatto perdere tempo perché la macchina c'era. E, ripeto, torno a dire, come ho detto all'inizio, una macchina incredibile di nuovo. Torno al mio discorso del che cosa sono servite le sanzioni, se si è visto questo. Una vera, chiamiamola sanzione, è le penalizzazioni di prestazione che vediamo nel VEC, che lì hanno contato tantissimo. Tu la gara l'hai seguita tutta, io a spettoni, ma vedere Avevo un Toyota e occhio, Ferrari, è male, è andata male. Ci sono, vedere, secondo me, ma no, c'è male. qualcosa nel sistema che non funziona perché tra il balance of Sì, certo. performance e poi sembra quasi che ci sia un tentativo di andare a distruggere un po' quelle che sono le LMH, però adesso non voglio rintronarti Sì, anche col perché per discorso carità. del WEC, però anche lì secondo me c'è No, no. qualcosa che non funziona. Infatti ho fatto il parallelo per tornare alla Formula 1. Porsche è sicuramente con Penske un team spettacolare, ma quella differenza che abbiamo visto in pista non è quella che è nella realtà. Cosa che invece in Formula 1, non essendoci il BOP che c'è nel VEC, invece la vedi tutta. E quindi mi chiedo, questi hanno sviluppato la macchina in un anno di penalizzazione, ma guarda che macchina hanno tirato fuori. Lascia stare che sia un genio Adrian Newey, ma qualcosa di strano è successo di nuovo. Ma lo valuteremo nella seconda gara, No, più che altro io giusto? vorrei, sì, lo valutiamo nella seconda gara, perché adesso prima di chiudere io però devo chiederti un'altra cosa, perché io mi aspettavo che nelle prime 10 posizioni ci finisse anche un'altra squadra, che aveva dato delle aspettative molto alte, che alla presentazione si era parlato addirittura di zona podio e di podi.
Ora, c'è stata anche tanta polemica attorno a quello che ha mostrato la Racing Bulls in pista, c'è stata polemica anche per l'ordine di scuderia che è stato dato, secondo me, in maniera totalmente illogica per Tsunoda e Daniel Ricciardo. Tu ti aspettavi qualcosina di più? Secondo te hanno deciso di abbassare un po' la potenza per non andare troppo nell'occhio, dato il terremoto che c'è in questo momento in casa Red Bull? Secondo me è stata non una gara voluta così, ma non, in gara non potevano, se non serviva, spingere troppo. Non potevano, Anche perché, non no, potevano. Hai detto non non potevano. potevano. Cioè, tu non puoi avere un Ricciardo in forma o uno Tsunoda, che a me piace quel ragazzino, non ha ancora le capacità di vincere un mondiale, ma mi piace quel ragazzo anche per il carattere romagnolo che sta tirando fuori. Scusa il discorso di parte, ma abita a Faenza già da un po', e quei suoi team radio sono tanto romagnoli, non sono da giapponese assolutamente. Non puoi permettergli di dar fastidio. Mi possono servire per togliere punti se ne ho bisogno, e quella è una macchina potenzialmente forte, ma non mi hanno né sorpreso né deluso, diciamo così. Quindi sono rimasti lì, secondo me potevano giocarsi qualcosa di più se avessero potuto giocarsena, ma non, hanno dovuto fare una gara tranquilla, anche perché per questi team che hanno risorse inferiori, perché anche se fanno parte del gruppo Red Bull, le loro risorse Certo, non sono quelle della Red Bull, cioè tu le prime gare le devi usare anche per capire se è tutto a posto, quindi parto anche con un po' più di tranquillità. Abbiamo solo quattro motori, sì, è vero, vale la regola, ma meno ne consumo, meglio sto. Hanno un amministratore delegato nuovo che sta facendo una revisione dei costi totale, quindi cioè, ci sta che sei un po' più prudente alla prima gara, hai capito? Quindi strategie di famiglia e tutto il resto fanno sì che fai questa gara. Anche a me i team radio non piacciono molto. Mi dispiace perché non stavo seguendo i loro tempi, quindi non so se effettivamente era più veloce oppure no, Ricciardo. Perché sai, ci sta che tu sei più veloce, passi davanti, ma in quel momento poi ti dicono tieni Però quel sai, passo, perché alla no fine Luca, alla di fine quello lavori. non erano neanche in zona punti, cioè è una cosa che completamente non, secondo me è stata proprio gestita male, perché nel momento in cui tu sei anche fuori dai Sì. punti, che senso ha mettere in discussione un clima tra due piloti? Però se tu sulla tua macchina stai provando qualcosa, che hai bisogno di aria pulita e dietro il tuo compagno non ce l'hai, oppure hai bisogno di fare qualcosa di diverso che il tuo compagno in quel momento non fa, cioè noi non vediamo tutta quella parte di muretto che probabilmente neanche i piloti sanno, perché dalla reazione di Tsunoda te ne sei accorto. È rimasto più tranquillo Ricciardo, anche se ho letto nei suoi team radio quasi un dispiacere a vedere il suo compagno doversi far da parte. Poi forse lo voglio leggere io così e non lo Sì, era, non lo so, ma noi interpretiamo sempre immagini, loro hanno tutta una situazione più certo. complessiva che non capisci mai cos'è. Quindi io l'ho letta più come una gara di propedeutica al resto del campionato e quindi né bene né male. È strano, non so se mi sono spiegato il concetto, ma Ho capito perfettamente. Adesso ti lancio un piccolo giochino che invito anche i nostri amici a scriverci poi qui sotto nei commenti. Velocemente, 1, 2, 3, il tuo podio di Jeddah. Pam, pam, pam. il mio podio di Jeddah? Sì. Non lo so. Non chiedermi ciò che non voglio fare, e lo vediamo perché stasera, oggi c'era, noi adesso andremo in onda giovedì, quindi ci saranno già state le prime prove libere, lo vediamo quando mettiamo giù le macchine. Mi auguro vivamente che non ci sia ancora quel predominio, ma che comincino anche loro a dover lavorare per guadagnarsi una Q3 e una qualifica nei primi tre o quattro, perché oggi vinci le gare se sei nei primi tre o quattro. Purtroppo la cosa che proprio mi ha deluso più di tutti è rivedere quegli effetti scia che ti penalizzano totalmente. Trenino a distanza di 2 secondi vuol dire che tu risenti la scia davanti in un modo tremendo, in più un DRS che non funziona più come gli altri anni, eh? Perché l'efficienza del DRS, ne parlavano tutti, hai visto la Red Bull non è più forte come prima? No, tutti. Perché i DRS di tutti, compreso delle due Ferrari, quando dovevano sorpassarsi, non era efficace per niente, ti serviva per rimanergli sotto, ma poi eri in staccata che passavi, altrimenti non guadagni più niente. Quindi è ritornato ad essere una aerodinamica che penalizza lo spettacolo, totalmente. E questa è la mia rabbia nei confronti della federazione. Ci avete ridato
un campionato dove si può fare veramente poco, giudicando dalla prima gara che è anomala rispetto a tutto il resto del campionato, eh. Quindi non te Vedremo, lo so dare il vedremo, podio. vedremo. Intanto però io chiedo ai nostri amici che ci seguono assolutamente di scriverci qui sotto nei commenti cosa si aspettano dal Gran Premio in Arabia Saudita. Scriveteci qui sotto il vostro podio, scriveteci anche le vostre considerazioni in merito a quello che abbiamo trattato in questa puntata. Ovviamente se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite video. Caro Luca, alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao!